Oggi finalmente è arrivato il turno di Gandalf. Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Finalmente oggi si arriva alla conclusione dell'analisi della compagnia dell'anello. Ho avuto molta paura ad affrontare questo personaggio. Ho avuto meno paura ad affrontare l'analisi di Melkor. No, scusa, di Sauron, Melkor ci arriverò. Perché affrontare Gandalf? Perché lo vedo un po' tipo sopra lì, tipo sei troppo per me. Però comunque è giusto che sia arrivato il suo momento, e devo dire che ci sta anche, perché comunque è vicina la primavera e quindi c'è segno di rinascita, e Gandalf soprattutto raffigura proprio la morte e la rinascita come personaggio. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale, così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano e esoterismo. Adesso affrontiamo la questione Gandalf. Il personaggio di Gandalf è sicuramente un chiaro riferimento della figura di Merlino, ed è anche abbastanza ovvio, visto che all'interno del Signore degli Anelli abbiamo anche la figura di Artù, che è rappresentata dal personaggio di Aragorn. In caso in cui non avessi visto l'analisi del personaggio di Aragorn, te la lascio qua. E come Merlino, Gandalf rappresenta il mentore della situazione, il mentore del gruppo, quindi ha il compito di guidare le altre persone nella propria avventura, nel proprio viaggio, e quindi di compiere la missione a cui sono destinati i nostri eroi. E nonostante sia uno stregone, all'interno del Signore degli Anelli non lo vediamo molto spesso utilizzare la magia, esattamente un po' come Merlino, se non sbaglio. La utilizza principalmente proprio quando è costretto, quando ne sente la necessità, perché non vi è altra via d'uscita. Perché principalmente, appunto, il compito, la figura di Gandalf è quella di essere un saggio consigliere che nel momento del bisogno dice le parole giuste che hai bisogno di sentire per portarti speranza e guidarti verso le giuste scelte da fare. E ovviamente non può utilizzare così tanto spesso la magia così come la gente si aspetterebbe di vedere fare da uno stregone, perché il suo compito non è quello di intervenire, modificare troppo gli eventi che riguardano gli umani, gli uomini, gli hobbit, tutti quelli che hanno il dono del libero arbitrio. Ed è proprio un suo divieto, una sua regola che gli è stata imposta dall'autorità assoluta, ovvero Eru Ilúvatar, il fatto di non dover mai intralciare il libero arbitrio delle altre persone, delle altre razze. Il suo scopo è principalmente quello di guidare gli altri nell'opporsi contro le forze del male, nell'opporsi contro Sauron, perché a lui è espressamente proibito imporre la sua volontà verso gli altri, anche se questa potrebbe significare imporre la volontà di andare contro Sauron. Ma analizzando il personaggio di Gandalf, rileggendo le lettere, ho potuto constatare che non è soltanto una figura di mentore, ma può anche essere visto come un eroe, perché affronta proprio tutte le tappe di un viaggio dell'eroe. Viene mandato dai Valar per compiere la sua missione, che è quella di guidare le razze ad opporsi contro Sauron. E nel suo viaggio, nel suo percorso, affronta anche la morte e la rinascita, così da avere più consapevolezza, più saggezza e a ritrovarsi con un upgrade. E appunto una delle sue principali prove consisteva nel sacrificarsi nel suo scontro con il Balrog, e proprio per questo mi ha fatto credere, dedurre, che il personaggio di Gandalf potesse essere visto anche sotto le fattezze, le sembianze dell'eroe, perché appunto affronta molte, quasi tutte, o forse tutte,
le tappe del viaggio dell'eroe. E questa sua prova consisteva principalmente per vedere se era davvero degno di ricevere ulteriori poteri, ricevere ulteriore consapevolezza e saggezza per prendere il posto di Saruman e quindi guidare davvero i popoli liberi contro Sauron, cosa che Saruman non era riuscito a fare. E per Gandalf è stata davvero una prova molto importante e significativa, perché lui in quel momento pensava di essere l'unica persona per essere in grado di guidare gli altri verso la distruzione dell'anello. Non portava lui stesso l'anello, ma era la guida del gruppo, e in quel momento credeva che solo lui potesse guidarli nella giusta direzione. E quindi è stata davvero una prova molto pesante e molto rischiosa, e che però lui comunque è riuscito a superare e quindi a rinascere per il volere degli Uvatar e a ritornare sotto le sembianze di Gandalf il bianco, e quindi con maggior potere e con un figo upgrade. Ed è interessante notare che per il professore la rinascita di Gandalf era molto importante e che era necessaria, e nonostante tutto la scena in cui ritorna è quella che lui definisce la scena con più difetti. Quindi è molto interessante, perché per me è molto bella invece come scena quando Gandalf ritorna. E nel film è reso molto bene quel gioco che ha fatto, voluto mettere Peter Jackson, dove si sente sia la voce di Saruman che di Gandalf, per far capire che Gandalf il bianco non è Mithrandir il grigio, quindi quello che conoscevamo prima, ma che è quello che doveva essere Saruman. E oltre ai messaggi bellissimi che ci lascia il professore tramite il personaggio di Gandalf, come possiamo decidere cosa fare con il tempo che ci viene concesso, sicuramente dalla sua avventura, dal suo viaggio, possiamo comunque constatare diversi insegnamenti che il professore ci voleva comunicare indirettamente. Sicuramente quello che il professore sottolinea anche nelle lettere è che anche se i personaggi possono essere saggi, anche se i personaggi sono spiriti angelici e quindi possono essere percepiti come incorruttibili, anche loro possono essere tentati e quindi possono cedere al male, perché non sono perfetti e immacolati. Sono molto umani e resi anche loro imperfetti. E sicuramente l'insegnamento che preferisco fra tutti e che mi è molto utile è che anche se si pensa di fallire, anche se pensiamo di aver fallito la nostra missione, non possiamo mai sapere cosa ci aspetta dopo, cosa si cela dopo questo nostro fallimento. Gandalf pensava che morendo con lo scontro contro il Balrog avesse fallito la sua missione, eppure è ritornato, con maggior potenza e maggior saggezza, così da poter portare al termine la sua missione. È come se ci volesse dire che gli errori che facciamo, ciò che tu pensi che sia un fallimento, può portarti ad essere migliore. I fallimenti ti possono insegnare ad essere migliore e quindi ad essere preparato, ad avere molta più forza per portare al termine la tua missione. Grazie Gandalf, grazie tantissimo, avevo proprio bisogno di questo insegnamento. E ovviamente, legato adesso, possiamo anche capire che i sacrifici, anche seppur estremi, possono sicuramente portarci a qualcosa di positivo e di gratificante. Quindi dobbiamo soltanto vedere i fallimenti e i sacrifici sotto un'ottica diversa. Sono sicura che il professore avrebbe voluto che facessimo così, e sono sicura che era uno di quegli insegnamenti ad hoc che voleva comunicarci tramite la sua opera. Con questo è tutto, con Gandalf abbiamo finalmente finito
La compagnia dell'anello. Non so se è stato un video all'altezza di Gandalf. Spero di averti comunicato qualcosa di importante e spero che ti sia servito questo video. Se hai qualcos'altro da aggiungere e se hai qualche tua opinione riguardo Gandalf, non farti problemi a scrivere un commento sotto, perché sono molto 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 curiosa di sapere la tua versione, la tua opinione, anche perché confesso che ho avuto molta paura di Gandalf. Quindi mi fa molto piacere condividere con te le mie opinioni, e tu, se vorrai, condividere le tue opinioni con me. E ringrazio di cuore i miei amici di Radio Brea, di Sentieri Tolkieniani, che se vuoi puoi trovarli e scoprirli in descrizione tramite i loro link. Vi ringrazio tanto per il vostro supporto, ragazzi, e ovviamente ringrazio anche te, Mellon, che mi supporti seguendo il mio canale e vedendo questo video, vedendo tutti gli altri video. Ti ringrazio tanto tanto di cuore, perché mi rendi tanto tanto felice. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon, e grazie di essere stato con me anche oggi.